Ed eccoci qui in questo giovedì a Sera in Festa, la vedete, è comodamente seduta sul nostro divanetto, finalmente l'abbiamo qui solo noi, che ti piva! Grazie carissima, coccolata che più di così non si può, grazie. E beh, bisogna. Grazie, grazie. Come grazie va, dell'invito. Anzi, chiedo anche scusa a te, a tutti i nostri amici che ci seguono da casa, che insomma mi sono fatto un po' attendere. Si è fatto desiderare come le dive. No, ma non sono, no, non sono ma infatti, una diva. Chi ti conosce bene, diciamo, non c'è questo tipo di problema con Katie. Assolutamente no. Alla assolutamente buona no. Più che mai. Certo. È vero, con il tuo pubblico c'è sempre un gran rapporto. Sì, da sono amica. come loro, quindi mi devo divertire come si divertono loro. Se non mi diverto, credo di avere dei problemi poi a far divertire loro. Immagino, vecchio. Quindi no, siamo tutti uguali, ognuno ha il proprio lavoro, c'è chi fa la parrucchiera, c'è chi fa la cantante, c'è chi fa il falegname, insomma. È vero. E io faccio la cantante. Sei più in vista e sei anche più amata per questo. Perché da quanti anni è che sei sulla cresta dell'onda, diciamolo? Lo devo dire? Siamo due calcoli, dai, senza svelare l'età. 1974. 74. Non proprio sulla cresta dell'onda, è proprio agli inizi. La cresta dell'onda è iniziata negli anni 80, con Sandrino Piva. Ma tu sei partita con una... un po' in sordina, diciamo, con quale formazione? Ma formazione a livello dilettantistico, anche perché guarda, ti dico, pensa, io guadagnavo 10.000 lire a serata. Bellissimo, da non credere. 10.000 lire. 5 euro. E facevo, avevo anche dei problemi anche a comunque a farmeli bastare, perché non ero abituata a gestire un po' la mia situazione, sai, giovane, una ragazzina con in tasca due soldi, dopo una settimana non avevo più niente. Basta, dove li spendevi? Zero. Fumavo male e tanto male e tanto. Basta. No, adesso smesso. È qualche anno che ho smesso, si vede. Brava. Perché sono lievitata. E beh, vabbè, la salute prima di tutto. Sì, sono contenta di aver smesso, però vorrei anche ripigliarmi il fisico. Se ce la farò, insomma, pian pianino. E dai, quelle 10.000 lire ad oggi cos'è cambiato? E cos'è cambiato? È cambiato che forse mi divertivo di più. Perché ero incosciente, l'età, no? L'età di fare le cose senza pensarci, che poi dopo la maggior parte va sempre bene. Perché più pensi a fare le cose, più si ha quella paura e non si fanno, non si hanno, ho sbagliato. Invece quando hai quell'età lì, vai, se ti butti, è difficile che sbagli, veramente. Magari hai un sesto senso che non lo so, non ti lo aiuta so, forse. Non lo so. Vorrei tornare indietro proprio per avere quella forza e quella sicurezza di... però vabbè, gli anni passano. Purtroppo non si può, cioè non abbiamo ancora la macchina del tempo. Ma noi pensiamo al futuro allora. Certo. Pensiamo, prima il presente. Prima il presente. Con calma, il presente. Cosa ti aspetta questa primavera estate che sta per arrivare? Hai qualche novità? Di roba che bolle in pentola ce n'è tanta. Dobbiamo soltanto cercare di scorporare il tutto, perché è talmente tanta, per riuscire un po' a tirare fuori la situazione come di solito facciamo ogni anno. E allora qui io e il mio dolce quartino Visentin ci mettiamo a tavola e cominciamo a studiare un po' tutta la situazione. Sì. Bene. Prima però i brani, poi da lì capisci cosa puoi fare. Certo. E anche le richieste, insomma. Qual è il vostro richieste, valore di battaglia? Ma guarda, le richieste ne abbiamo veramente tante. Tante che riguardano tutti i brani, che piano piano a partire da Dairi sono arrivati proprio in escalation fino anche all'ultimo. E non si riesce a volte a farli. A volte dici, ma sembra sempre di ripetere le stesse cose, proponiamo qualcosa di nuovo, però poi ne scontenti sempre qualcuno. E non mi hai fatto questo, non mi hai fatto quello. Allora stiamo pensando anche come fare per poterli inserire un po' di tutto, magari breve, ma un po' di tutto. È sempre difficile contare tutti, anche in ogni campo. Anche breve è un peccato, però sì. Vediamo, qualcosa dobbiamo inventarci per forza, perché la gente deve essere contenta. Sì. A proposito di gente, so che pochissimo tempo fa avete fatto una festa, una grande festa, che erano presenti anche l'agenzia Carletti, so che è andata molto bene. Noi abbiamo cominciato a collaborare con l'agenzia Carletti e devo dire che sono non contenta di più, ma per la professionalità nelle cose. Grazie. Che ultimamente, insomma, manca un po'. Manca.
è bello avere la certezza, la sicurezza, ma poi soprattutto anche il fatto di avere sul campo, perché potrebbero esserci dei problemi. Guarda, ci sono sempre. Certo, è ci sono sempre. Sì, è importante, sì. Perché quando tu vedi che c'è una persona giù, la persona che è giù sa più cose di te che sei su. Quindi sa se stai sbagliando, sa se va tutto bene, e allora ci vuole quell'input lì. Ha un altro occhio anche, perché sì. È un'altra visione giù dal palco, un'altra visione. Insomma, soprattutto perché si sente curati, esatto, ed è bello. Anche perché appunto il papà è stato sul palco tanti anni, allora sa un po' quello che voi avete in mente e dà qualche consiglio. È vero, è vero. Salutiamo. Certo. Dietro le quinte. Prima mi ha fatto un caffè buono buono. Buono. Bene. E qua siamo sempre noi, in prima linea, sempre noi donne. Sì. Ecchetti, così, è così. Meno male. Bene. Ascolta, oggi ci farai sentire un bellissimo brano, è vero? Il titolo mi piace molto. È Il sorriso della vita. Ma è un brano che non è nuovo. Ho dovuto ripescarlo da proprio... Ah. È stato uno dei primi, quindi ti parlo di, insomma, anche un 7-8 anni fa, se non di più. È una canzone che mi ha sempre richiesto, poi è rimasta lì un po' nel dimenticatoio. Ed è un peccato, perché è una storia stupenda. Cioè, è la storia della nostra vita. Uno nasce, tu sei donna, nasci, poi dopo ti sposi, figlio. Quindi è proprio una generazione, no? Una ruota. È la mamma che si ricorda quando era figlia e adesso diventerà nonna, quindi bellissimo. C'era passato anche lei. Insomma, una storia che mi è piaciuta veramente tanto tanto tanto. E allora poi il sorriso della vita è il sorriso del bimbo che nasce, certo. Della vita che nasce. E non deve mai mancare. Allora, soprattutto dedicata alle donne, alle mamme, alle nonne in ascolto, alle figlie, visto che siamo anche vicini alla festa della donna. Ne approfittiamo. Sì, esatto, ne approfittiamo. È vero. Allora, Katie, facciamo così, ci separiamo per qualche istante di pubblicità, quando rientriamo in studio saremo qui per sentire questo bellissimo brano. Intanto io ti ringrazio, ti faccio un in bocca al lupo per questa estate che sta per arrivare. E ci vediamo in giro anche sul Veronese, mi raccomando. E io vi aspetto. Grazie a Katie Piva. Ciao.